Per Ulisse è un viaggio, anche per noi lo è stato, no? Sì. Come per voi, tutte le cose che avete vissuto nella vostra vita hanno fatto in modo che oggi siamo qui, come siamo noi, a parlarne, ad esempio. Ed era quello, un modo anche per sdrammatizzare un po' un viaggio, no? L'ostracizzazione. Allora a Milano siamo banditi, tra virgolette, e veniamo a dei mercati che siamo ben accetti. Allora l'ostracon è l'elemento chiave, no? E credo che c'è un po' ovunque e ci sarà anche... Soprattutto nei muri... Tokyo in realtà anche egizio, anche le origini egizie, la nostra, la religione cristiana prende a piene mani da alcuni miti egizi, alcuni simboli, anche il triangolo con l'occhio e l'occhio di Ra, okay. Il terzo occhio come visione, non soltanto quella materiale, ma anche una visione più, completa, diciamo, quasi divina. Il triangolo in geometria, nella simbologia della, nella geometria antica, era proprio la prima forma di pensiero umano. Perché la prima è il punto, l'archetipo. Il secondo è la linea, la prima figura che tu puoi comporre avendo le basi è il triangolo, quindi è proprio la prima espressione dell'intelletto, di conseguenza del divino, di quello che c'è con l'uomo, che non è soltanto mangiare, dormire e riprodurre. Sulla sirena. Perché quello era un gioco, sirena, un paradosso visivo dettato dal fatto che... ovviamente un furgone dei carabinieri visto nella galleria d'arte, firmato come viene firmato in strada, è un paradosso visivo che gioca tanto sulle dimensioni. Il sublime, quello che è più grande di noi, che ci lascia un po' così. E poi dietro c'è un paradosso che è un gioco linguistico, banale, le sirene. Le sirene, le sirene. Perché a noi piace anche così, per divertirci, che sia semplice, che però ci lascia anche divertire mentre lo pensiamo e lo disegniamo, sennò poi diventa troppo, no? Le cose troppo... Così, ci percorreva e non avevamo mai avuto occasione di, diciamo, esprimere o di far leggere tramite la nostra galleria. Dopo aver conosciuto questi ragazzi, così, ci è piaciuto il pensiero, abbiamo visto dei lavori, ci sono molto piaciuti e io lo dico sempre, è stato molto più bello dopo arrivare alla galleria, perché ho trovato delle persone modestissime, intelligenti e soprattutto brave. Grazie. Poi c'è stato un allargamento a questa storia, una proprietà secondo me altrettanto intelligente che ha dato uno spazio per farvi esprimere e il resto alla critica, diciamo. Infatti il ringraziamento comunque va anche a voi tutti, perché senza tutto quello che abbiamo fatto insieme